90 minuti con Umberto Galimberti, questo è il titolo di un appuntamento gremitissimo di Confindustria Chieti Pescara, tecnologia, intelligenza artificiale, nuovi soggetti della storia, ci sarà un ruolo per l'essere umano, questo è il titolo del programma, introdotto da Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara. Qual è lo spazio per l'uomo nell'era della tecnica e della complessità? E questa è la domanda a cui è stato chiamato a rispondere in qualche maniera il filosofo Umberto Galimberti. Al centro chiaramente resta sempre il fattore umano, quello che ci distingue dalle macchine e ci rende unici. L'errore più comune però è forse pensare che la tecnologia sia soltanto un nostro strumento, è diventata invece il soggetto della storia, questo dice Galimberti. Come quindi elaborare un pensiero alternativo al pensiero che calcola soltanto? Quale ruolo, insomma, resta per l'essere umano? Il ruolo dell'essere umano oggi. Io tra poco torno con questa intervista, mi metto davanti al computer e da giornalista monto il servizio. Io sono convinto di avere un ruolo, dov'è che sbaglio? Ma il ruolo non è mai una definizione giusta per sé, perché il ruolo prevede anche delle competenze e l'uomo però al di là delle sue competenze ha anche qualcos'altro, anzi l'uomo è sempre di più delle competenze che ha, perché le competenze gli servono per lavorare, ma poi per vivere non è tanto la competenza, anzi nessuno è competente circa la vita e bisogna inventarla giorno per giorno. In questo senso direi che la vita ci chiede di essere uomini, il lavoro ci chiede solo di essere competenti anche se non siamo uomini. Essendo nonno ho anche due nipotini che hanno 13 anni, che sono bravissimi con i cellulari, i telefonini. Che ne sarà di loro? Beh, loro inventano la storia, è inutile che noi profetiamo la nostra, perché questa è una domanda che potevano fare i nostri genitori su di noi, perché la storia era ripetitiva, adesso invece la storia è radicalmente innovativa, noi non avevamo i telefonini, non avevamo i computer, quindi chi ne sarà dei nostri figli che sono nati in una civiltà radicalmente diversa dalla nostra, quindi in termini di civiltà informatica non lo sappiamo. Però comunque il futuro è loro e quindi avranno diritto di esprimere la loro storia. E infine, tecnologia e intelligenza artificiale, che etica stanno producendo? Ma la tecnologia ha come etica, si deve fare tutto ciò che si può fare. E non so se la tecnica ne ha diritto, ma come fa l'etica che non può impedire alla tecnica che può di non fare ciò che può? Prima o poi lo fa. Allora l'atletica può impedire per esempio, non so, la fecondazione eterologa, ma se si può fare si fa, prima o poi. L'intelligenza artificiale invece sarà quella che sostituirà l'uomo completamente e gli dirà quello che deve fare, come lo deve fare, quando lo deve fare, in che tempi lo deve fare, dopodiché l'uomo sarà giudicato se risponde a questi requisiti. Quindi l'intelligenza artificiale è la peggior nemica dell'uomo. Lei ha fatto un confronto anche col nazismo, come col nazismo, col periodo nazista, come se noi fossimo già in una fase che è stata già vissuta. Sì, solamente che il nazismo l'ha espresso in maniera tragica, noi non ci accorgiamo della tragedia, della tecnica che ci dà le stesse regole, cioè quella di rispondere a quanto è prescritto dall'apparato, esattamente come era nell'epoca nazista. E chi deroga dalle regole dell'apparato viene sostanzialmente messo fuori gioco, solo che fuori gioco dagli apparati significa fuori gioco dal sociale, quindi bisogna stare alle regole dell'apparato.